Ciao a tutti! In questo video voglio farvi sentire la pronuncia di alcuni paesi e nazionalità in russo e ci tengo a spiegarvi anche la differenza tra cittadinanza e nazionalità, che in italiano spesso non si considera e sembra la stessa cosa, mentre in Russia e in tutta l'area dell'ex URSS è molto importante. La cittadinanza si traduce come гражданство. Гражданство. E deriva dalla parola гражданин, cioè cittadino, гражданин. Гражданство è l'appartenenza ad un paese e infatti quando hai la cittadinanza hai il passaporto di questo paese. Io per dire non ho la cittadinanza italiana. Mentre la nazionalità si traduce come национальность, национальность. Deriva dalla parola nazia, cioè nazione, e indica l'appartenenza ad un popolo o ad un gruppo etnico e indica anche l'origine di una persona, l'origine vero e proprio. Visto che la Russia è un paese multietnico, come ho sempre detto, è multiculturale, quindi nei passaporti russi c'è scritta sia la cittadinanza sia la nazionalità. Ci tengo a precisare questa cosa perché qui non danno mai l'importanza, non danno rilevanza, invece secondo me è molto importante. Vi faccio anche un esempio perché spesso si pensa che se una persona ha il passaporto russo è per forza di nazionalità russa, ma non è sempre così. Invece abbiamo visto anche sulla mia pagina Facebook che metto spesso dei post, varie cose, sia sulla Russia per quanto riguarda la lingua russa, anche la cultura, che ci sono 22 repubbliche autonome, le ho elencate tutte, ve le ho spiegate tutte. Ogni repubblica autonoma ha all'interno i popoli diversi. Per farvi un esempio concreto, vi dirò che, per esempio, ho una zia che vive in Uzbekistan, però non la considerano uzbeka, ma russa perché è di origine russa e nazionalità russa e c'è scritto anche nel passaporto cittadinanza dell'Uzbekistan e la nazionalità russa. È come se, per dire, per farvi un esempio in Europa, è come se due francesi che si trasferiscono in Italia e fanno un figlio, il figlio sarebbe sempre di nazionalità francese e può prendere la cittadinanza italiana, però visto che i genitori sono francesi, dovrebbe essere scritto nel passaporto nazionalità francese. Questo non per creare nazionalismo, ma proprio per il discorso che siamo tutti diversi. E la diversità è una ricchezza, secondo me, non è un difetto sicuramente. Quindi è giusto conoscere le proprie origini, giusto rispettarli, e lo trovo anche giusto nei confronti di altri popoli e altre culture. Per esempio, in Russia ci sono Tatarstan, c'è Cecenia. E loro chiaramente si considerano cittadini russi, ma nazionalità comunque la ricordano, cioè hanno la loro cultura, loro anche religione diversa, per esempio. Quindi secondo me è bene saperlo, è bene anche rispettare le etnie e i popoli diversi. Fatemi sapere se avete capito questo concetto. Per esempio anche vi devo spiegare che i cittadini della Russia si chiamano rossiyani, che deriva anche dalla parola Russia, Russia, rossiyani. Vuol dire che hanno la cittadinanza russa, le persone che vivono all'interno e hanno la cittadinanza. Mentre ruskije, cioè russi, deriva da parola Rus, è il termine in questo caso riferito alla nazionalità, al gruppo etnico e al popolo. E qui invece c'è solo un concetto, non c'è concetto russiani, russi, c'è solo russi e basta. E quindi secondo me dovete saperlo, soprattutto se andate a vivere in Russia o andate a visitare i posti, secondo me dovete saperlo. Ultimamente ho fatto molti video sulla grammatica, da un po' di tempo non vi faccio sentire la pronuncia o qualcosa del genere, ma in realtà scrivo molto su Facebook, faccio tanti post su Facebook, metto molti vocaboli, frasi, traduzioni su Facebook. Su Facebook inoltre ho messo canzoni con il testo, ho messo delle cose. Tra l'altro su Facebook scrivo post in due lingue, scrivo post sia in italiano che in russo. Quindi se volete potete visitarlo, si chiama Matrioshka 3010, uguale come il mio canale, e lì metto tante cose collegate anche alla traduzione, ai frasari, ai vocaboli, pronunce, eccetera. Quindi guardatelo.
Partiamo dall'Europa, diciamo, e poi via via metterò un po' tutti i paesi, magari non li metterò tutti quanti perché sono tantissimi e non riuscirei a metterli in un unico video. Poi capirete anche da voi che più o meno si assomigliano, ve lo dico sia il maschile sia il femminile perché cambia, ve lo dico anche e ve lo scrivo nel plurale perché maschile, femminile e plurale cambiano delle volte completamente, le declinazioni, completamente gli snaz cambiano. Russia non ve lo dico perché tanto già la conoscete. Volete, ci tenete a scrivere altri paesi, altre cose, scrivetele nei commenti così si aggiungono, diciamo, alla lista dei paesi che ho scritto oggi io per voi. Partiamo chiaramente dall'Italia, partiamo. Allora, Italia si scrive Italia, si pronuncia Italia e praticamente non cambia. Nazionalità italianzi è in plurale italianzi. Mentre in femminile italiana, italianca, italianca e nel maschile italianiez, italianiez, italiano. Quindi diventa plurale italianzi, maschile italianiez e femminile italianca. Francia, Francia in russo si dice Francia, Francia. Francesi, plurale, franzusi, franzusi, lei franzugenka, ana franzugenka, lui franzus, on franzus, franzusi, franzugenka, franzus. Spagna, in italiano Spagna, Ispania si scrive e si pronuncia Ispania. Nazionalità ispanzi. Cioè spagnoli in plurale, Ispanez maschile, Ispanez, Ispanca femminile, Ispanca. Ani Ispanzi, on Ispanez, ana Ispanca. Inghilterra, Anglia, Anglia, Angliciani plurale, Angliciani, on Anglicianin, ana Angliancanca. Ani angliciane, on angliciani, ana anglicianca. Belgio, Belgia, in russo si pronuncia Belgia, con mehki znak si scrive. Ani belgici, ana belgica, on belgiz. Praticamente potete anche dire chiaramente ani is belgi, on is Belgi, Anna is Belgi, cioè lui, loro e lei sono di Belgio. On Belgiz e così con tutti i paesi. Ani Belgizi, Anna Belgica, on Belgiz. Grecia. Grecia in russo si dice Grecia con C, Grecia. On Grek, cioè lui è greco. Anna Grecianka, non Grecica, non dite Grecica perché Grecica è un piatto. Ana Gricianka, ani Grechi. Ani Grechi, ana Gricianka, on Grek. Svezia. Svezia in russo si dice Svezia con sce, Svezia e ce. On Svet, lui svedese. Ana Svetka, ani Svedi. On Svet, ana Svetka. Ani Svedi, Svizzera, Svizzaria, Svizzera, Svizzaria, on Svizzarez, ana Svizzarka, ani Svizzari, cioè loro sono svizzeri. A on Svizzarez, ana Svizzarka, ani Svizzarzi. L'Austria, in russo si dice Austria. Austria si scrive con la V, ma si pronuncia con la F, Austria. On Austriez, sempre si scrive V e si pronuncia F, ana Austrica, ani Austrice. On Austriez, ana Austrica, ani Austrici. Germania. Germania in russo si dice Germania, con G, morbida abbastanza, anche Germania. On Niemiec. Ana Niemka, ani Niemci.
Qui c'è differenza tra paesi e nazionalità, non si dice germanzi, germanici, si dice niemzi. Anna niemka, cioè lei è tedesca, on niemiec, lui è tedesco, anni niemci, sono tedeschi. Bulgaria, in russo si dice Bulgaria, Bulgaria, on bulgarin, anna bulgarka, anni bulgari. Qui senza se. Fate attenzione, come vedete qui, plurale maschile e femminile cambiano tutti e tre i desinenze. On bulgarin, anna bulgarka, anni bulgari. Croazia. Croazia in russo si dice Harvatia. Qui praticamente cambia tutto. Harvatia con he. Harvatia. On harvat, anni harvati, anna harvatka. Он хорват, lui è croato, она хорватка, lei è croata, они хорваты, sono croati. Албания. In russo cambia accento solamente e diventa Albania. Албания, он албанец, они албанцы, она албанка. Lui è albanese, он албанец, она Albanca, lei è albanese, anni albanzi, loro sono albanesi. Romania in russo si traduce come Rumunia, Rumunia con la U. On rumen, lui è rumeno, Anna rumenka, lei è rumena, anni rumeni, sono rumeni. On rumen, Anna rumenka, они румыны. Республика Чека. In Russia ола chiamano Чешская республика. Чешская республика. О Чехия. Чехия. Spesso la dicono, la chiamano semplicemente Чехия. Он чех. Она чешка. Они чехи. Лей е чека. Она чешка. Луй е чех. Он чех. Сон чехи. Они Чехи con la he, cambia praticamente al posto della che si mette he. Danimarca, in russo si dice Dania, Dania, poi Anna Dacianka, qui dovete fare attenzione, on Dacianin, ani Daciane, on Dacianin, Anna Dacianka, ani Daciane. Estonia. Si pronuncia ugualmente Estonia, si scrive con la E, e Anna Estonka, on Estonец, ani Estonci. Però, come sentite, quando si pronuncia spesso al posto della E si mette I, che viene cambiata la pronuncia. On Estonец, Anna Estonka, ani Estonci. Finlandia. In russo si dice Finlandia, con la IA si scrive Finlandia. On fin, Anna finca, ani fini. Non si dice ani finlandi. On fin, Anna finca, ani fini. Irlanda. In russo si dice Irlandia. Irlandia. On irlandец, lui è irlandese. Anna irlandka, lei è irlandese. Ani irlandzi, sono irlandesi. On irlandец, она ирландка, они ирландцы. Исланда, Исландия, си дичи Исландия. Она исландка, он исландец, они исландцы. Он исландец, она исландка, они исландцы. Канада. In русский си дичи Канада, Канада. Она канадка. Он канадец, они канадцы. Он канадец, она канадка, они канадцы. Già qui vedete più o meno vale la stessa regola un po' per tutti i paesi, come la pronuncia. Cambiano alcuni, ma poi in grosso modo sono quelle le desinenze.